Di nuovo un saluto a tutti gli amici di Briciole di Storia. Un saluto. Posso salutare anch'io, vero? Non sarebbe proprio regolarissimo, ma No. siccome siamo elastici come Grazie. mentalità, concediamo anche questo. Oggi parliamo di Pinocchio. Sì, un libro di Nel Pinocchio. titolo abbiamo già scritto che di che cosa si tratta, quindi possiamo andare anche al No, nel nocciolo. titolo scriviamo soltanto Pinocchio così. No, Ah no, no, sono perché sennò la questo. gente non lo apre Ah, pensando che è ah va l'ennesimo bene, su allora quindi Pinocchio. non è una. Non vi sorprenderemo mostrandovi una cosa che già sapete cos'è. Questo non è un vero libro di Pinocchio, è soltanto una mascheratura dettata dalla prudenza e dal buon senso, perché all'interno la sovracoperta si toglie e compare una cosa che nulla ha a che vedere con Pinocchio e che è Le confidenze di Hitler, scritto da, come si può vedere, Hermann Rauschning. Però mi soffermerei prima di spostarla per questioni di inquadratura, la copertina in cui si vede Pinocchio che fa una sorta di pernacchia e la costa. Le avventure di Pinocchio serviva a proteggere la famiglia che deteneva questo materiale. In che anno Sì. siamo? Sì. Siamo in Italia nel 44 o nel 45. Veniva stampato in maniera assolutamente clandestina, veniva stampato a Padova dalla Dalla Tokyo. Torchio, che è una fantastica, come si può dire, casa editrice inesistente, completamente abusiva e fatta alla buona da un gruppo di amici. Si vede anche dalla qualità della stampa e dalla qualità della carta e dell'assemblaggio, che è molto approssimativo. E quindi l'ha fatto proprio durante la guerra, quindi correndo anche dei rischi notevolissimi. Durante la guerra partigiana, durante la guerra civile, quindi c'erano i tedeschi che non prendevano bene questa cosa qui, e se non la prendevano i tedeschi, la prendevano comunque male i fascisti di Salò, per Ma quindi, intenderci. adesso sbaglierò, Hermann Rauschning, dice già presidente del Senato di Danzica, questo è reale come cosa? Sì, questo signore era un nazista, si occupava anche della parte più mistica del nazismo, quella un po' spiritualista, adesso lasciamo perdere ogni tipo di giudizio, ma era presidente del Senato della libera città di Danzica. Per un po' di tempo Danzica, che è in un punto assolutamente cruciale, è stata città libera perché se la contendevano Polonia e Germania dopo la prima guerra mondiale. D'altra parte era l'unico sbocco al mare della Polonia, ma concedendo questo sbocco al mare della Polonia, la Prussia orientale rimane completamente isolata dal resto della Germania. Ed è su questo che poi è scoppiata la seconda guerra mondiale, quindi non è un posto qualsiasi. Lui era nazista e aveva sicuramente dei contatti con Hitler, sicuramente aveva avuto modo di parlare con Hitler. Ma quindi quando è Lui stato scritto? Scusa, forse mi sono è stato perso. scritto nel 32-33, Quindi, quando lui certo. è uscito sostanzialmente, o ha cominciato a pensare di uscire dal partito nazista, è rimasto in qualche modo deluso rispetto alle sue aspettative ed è sostanzialmente scappato, trasferito all'estero, significa scappato, è andato in esilio e nel 39 ha pubblicato dapprima in Francia, poi anche in Inghilterra, questo scritto. Scusa, ti interrompo. È finito di stampare nei primi giorni del quarto anno di guerra. Vabbè, Bisogna capire che cos'è il quarto anno di guerra, perché per noi italiani il quarto anno di guerra dal 40, penso sì, 44. 41, 40, 41, 42, 43, Tra 43 e 44. 44, sì. E soprattutto il perché è stato stampato, sicuramente per fare Era contropropaganda, sicuramente un libro di propaganda ma anche, antifascista. scusati. Volevo farlo leggere direttamente, questo che dice: prezzo non meno di lire 100 a totale beneficio delle famiglie dei patrioti impiccati e fucilati dai tedeschi e dai fascisti. Sì, il clima del periodo era assolutamente di guerra civile, dura, con Quindi odio, con l'utilizzo era rancore. doppio, nel senso recuperare qualche lira e soprattutto fare propaganda. Ci sono naturalmente, basta andare online per vederlo, una serie di polemiche su quanto sia attendibile. Sicuramente questo signore ha avuto dei contatti con Hitler, ma molto probabilmente non era il suo confidente speciale. Può darsi che le cose che scrive, sostanzialmente lui prevede che Hitler vorrà espandersi senza freni, prevede che vorrà attaccare la Polonia, prevede che vorrà attaccare l'Unione Sovietica. Tutte queste cose forse non avevano bisogno di una confidenza esplicita, probabilmente le ha intuite, le ha un po' romanzate. E ha scritto un libro che ha avuto un grande successo, come è ovvio sapere, nel primo dopoguerra. Parla malissimo di Hitler e non fa neanche un grande sforzo in questo. Quindi
cos'altro dire, che rappresenta due momenti storici. Uno, le confidenze di Hitler, ammesso che siano almeno in parte vere, e l'altro la paura, perché inventarsi la copertina fasulla è proprio un mostrare il terrore che regnava nel nord Italia, perché ricordiamoci che il sud era già stato liberato, il terrore che regnava nel nord Italia negli anni 44-45, e se venivi beccato con questa roba qui, povero te. Certo. E con questa vera pagina di storia, o molte pagine di storia, salutiamo i nostri carissimi telespettatori.